Uomini e donne, Maria De Filippi potrebbe il cast, a rischio Roberta, Gemma resta. Possibile rivoluzione in arrivo nel cast della prossima edizione di Uomini e Donne. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi continua ad essere uno dei più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5. La media di spettatori arriva a superare la soglia dei 2,8 milioni di fedelissimi al giorno. Con punte che hanno raggiunto e toccato la soglia dei 3 milioni e quasi il 30% di share. Un vero successo per il programma di Maria De Filippi che non conosce rivale. Intanto, per la prossima stagione si vocifera che la padrona di casa potrebbe apportare delle modifiche al cast. Nel dettaglio, l'attuale edizione di Uomini e Donne saluterà il suo pubblico entro il mese di maggio. Dopodiché in estate ci sarà spazio per la messa in onda di soap e film. Maria De Filippi staccherà così la spina per qualche mese dal suo impegno quotidiano con il talk show dei sentimenti e intanto, si vocifera che avrebbe già intenzione di apportare delle prime modifiche al cast della prossima edizione. Stando alle indiscrezioni che trapelano in rete e sui social, la nuova stagione del talk show Mediaset potrebbe fare a meno di alcuni volti di punta che popolano e affollano il parterre del Turnover. Tra questi spicca il nome di Roberta Di Padua, rientrata in studio quest'anno dopo un riavvicinamento con il suo ex Riccardo Guarnieri. Eppure, dopo la fine della sua frequentazione col cavaliere pugliese, la dama non ha più avuto modo di intrecciare nuove relazioni all'interno dello studio di Uomini e Donne. Roberta è rimasta ferma e non ci sono stati nuovi cavalieri che hanno saputo conquistare il suo cuore. Una presenza decisamente passiva all'interno del cast del Turnover, che potrebbe portare la padrona di casa a voler voltare pagina e quindi attuare un restyling. Tra i nomi che, ad oggi, apparirebbero in bilico figura anche quello di Riccardo Guarnieri, dopo l'addio con Ida ha provato a portare avanti nuove frequentazioni ma gli esiti finali sono stati tutti fallimentari. Non rischierebbe la poltrona, invece, la dama storica Gemma Galgani, i suoi siparietti continui e le sue tormentate vicende sentimentali continuano a tenere banco nello studio di Uomini e Donne. Gli ascolti premiano la presenza di Gemma, sono stati oltre 3 milioni gli spettatori che in queste settimane hanno avuto modo di seguire le vicende della dama torinese. Insomma, Gemma continua a macinare grandi ascolti e difficilmente Maria De Filippi si lascerà scappare uno dei volti più amati e al tempo stesso controversi e discussi della sua trasmissione. Gianto și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.